Buongiorno e bentrovati cari amici dai microfoni di Radio Londra, un caro saluto dal vostro Mirko De Carli. Oggi parliamo di New York, parliamo appunto della città americana tra le più conosciute al mondo, dove appunto si è arrivati al gender X, cioè al terzo genere che si può scegliere sui documenti di riconoscimento, tipo carta d'identità o altro. La possibilità appunto di non essere riconosciuti dallo stato di New York come maschio e femmina, ma con un genere terzo, un genere neutro. Una scelta che ovviamente ha aperto un dibattito molto acceso, non solo in America, ma in tutto il mondo. Noi in Italia ci siamo interrogati ampiamente su questo, abbiamo visto chi ha cavalcato l'onda ideologica come ha fatto la Lega, avendo appunto dichiarato di aver lavorato per evitare queste derive, cancellando genitore 1 e genitore 2. In realtà questo sappiamo molto bene che è l'ennesima campagna demagogica propagandistica, in quanto sì, è stato tolto dalle diciture del Ministero degli Interni ufficiali la dicitura genitore 1 e genitore 2, ma è stata sostituita con la dicitura genitori, che è una dicitura per certi versi peggiore rispetto a quella precedente, in quanto si può aprire a derive anche di genitori plurimi per una stessa famiglia. E questo è ancora più pericoloso, visto le campagne ideologiche a cui assistiamo continuamente per distruggere la famiglia genitoriale, come l'abbiamo sempre intesa e come riconosciuta, tutelata dalla Carta Costituzionale, cioè una mamma, un papà e dei figli. L'apertura al terzo genere a New York riapre il dibattito appunto sulla deriva ideologica che sta pervadendo sempre di più la società occidentale, ovvero quella di una sconnessione totale tra l'antropologia dell'uomo e la scelta del sesso, il fatto che il sesso non sia un dato ma sia una libera scelta da parte della persona. E l'introduzione appunto del genere X all'interno della possibilità di scelta di genere tra i documenti di riconoscimento per una persona conferma appunto questo passaggio, un passaggio pericoloso perché innesta un meccanismo appunto di mercato riguardante la persona. Noi sappiamo l'indisponibilità riconosciuta anche nei diritti universali dell'uomo, della persona e del suo corpo, che con questo tipo invece di legislazioni comincia a essere superata e si comincia a fare naturalmente mercato rispetto anche a quello che è il corpo umano. Una persona che può liberamente cambiare sesso piacere, una persona che può riconoscersi in un sesso che non esiste, ma che è frutto solamente di una scelta personale, autorizzata, ahimè, dalla legislazione del proprio paese, conferma il fatto che oggi più che mai si vuole speculare, creare mercato e business anche e soprattutto sul corpo umano. Stiamo passando appunto, come ripetiamo ripetutamente, dall'essere persone a essere cose, e questo diventa naturalmente preoccupante. Nell'abusare della parola diritti non ci rendiamo conto che stiamo passando da una società dove i diritti erano riconosciuti come strumenti di tutela delle minoranze e di tutela dei soggetti più deboli, a essere e a diventare sempre di più strumenti di prevaricazione dei potenti sui più deboli e sui più sofferenti e meno protetti, in particolare i minori e in particolare le donne. L'utero in affitto in questo ne è una conferma manifesta e davvero vergognosa. Questa vicenda del gender X, appunto, a New York ha riaperto un dibattito fondamentale del quale naturalmente non può non prendere parte anche il nostro paese e sul quale occorre dire una parola di chiarezza. Oggi più che mai occorre contrastare queste derive ideologiche, ribadendo appunto che il sesso è un dato antropologico connesso alla persona che si forma nel ventre della madre e che si rende evidente e si palesa nel momento in cui la persona nasce. A quello è collegato tutto quello che è la propria natura e il proprio riconoscimento di sesso maschile o femminile, che poi viene semplicemente riconosciuto all'interno di quelli che sono i certificati pubblici che servono a uno Stato per identificare una persona. Oggi abusare di termine libertà per garantire la possibilità a una persona di poter decidere il proprio sesso è qualcosa che va contro la natura, ma va contro prima di tutto quello che è uno stato delle cose che è collegato all'antropologia dell'essere umano, che viene prima delle leggi e dello Stato. Ci auguriamo che a New York si possa tornare indietro rispetto a questa scelta scellerata e si possa a livello anche occidentale cominciare a fare una seria riflessione di quanto queste derive ideologiche siano contro la natura delle persone, contro
la tutela dei soggetti più deboli e indifesi, ma che facciano grossi danni alle persone, soprattutto alle persone più in difficoltà e che non hanno la percezione di quale sia il pericolo vero dietro queste due campagne ideologiche violente. Da vostro amico De Carli, un caro saluto e sempre in lotta.